Quando stavo di là, mi sono ritrovato a sfogliare velocemente la scaletta. Sono rimasto molto colpito del fatto che questo toccasse un premio ad una squadra di calcio, no? E poi ho capito anche il motivo. Allora, è quello che in realtà unisce la giornata calcio con l'Almon Entertainment. E io chiamo, per poterlo ritirare, il dottor Lorenzo Modestino. Vorrei un applauso per lui, per oggi. Intanto c'è arrivato Lorenzo Oliva, perché Ternana Calcio e Almond Entertainment hanno sviluppato dei progetti editoriali, che lo leggono testualmente, di grande valore nella sensibilizzazione verso le varie fondamentali quali il bullismo e la disparità di genere, con il verbo sapientemente sport e cultura. E dunque per questa ragione, e adesso arriveremo al premio, ma vi chiedo proprio come. Tanto grazie a tutti, grazie a tutti ovviamente. In questo momento sono molto felice di rappresentare la società del lavoro e lavoro, voglio ringraziare il Presidente Villa e il Direttore Daniello. Mi è stato bene lo scorso anno, no? Dal rapporto di amicizia mutuamente dato tra l'amico Dario Bulli e della Fratellanza Sport. C'è venuta questa idea di creare un progetto che potesse arrivare ai più piccoli, perché parliamo della fascia 15-16 anni, per trattare tematiche anche molto importanti a livello sociale, ma anche pesanti, cioè affrontarle in una chiave forte, diciamo. Allora, abbiamo approfittato dell'amicizia e della collaborazione di Dario con che è un genio in questo. Il Cosmo è un forse principale scrittore di storie per ragazzi al mondo, per creare questa persona che si chiama Arnold, di cui parlo questa mattina, già dallo scorso anno, per quest'anno, grazie al Presidente e al Direttore, abbiamo portato avanti e presentato alle scuole i nostri calciatori, punto allo stato in occasione della partita del impatto. Insomma, la cosa ci ha un po' esplosa le mani, perché all'inizio non sapevamo tutto questo successo. In realtà io a Dario avevo pure lo scorso anno espresso qualche piccola perplessità, certo, quindi la discussione abbiamo fatto un poco fa. Adesso i bambini ragazzi rimasto tutti digitali, con i cellulari in mano, poi facciamo una un'educazione del proprio, cosa che possano venire a studiare, si chiedono loro. È un po' questo sistema. In realtà invece abbiamo visto lo scorso anno e quest'anno che quando hanno qualcosa di interessante, che prende, sono anche disposti a mettersi in tasca per la loro realtà. E credo che questa sia forse la migliore notizia in assoluto. Poi questa cosa diciamo che ha preso ulteriori piede, perché io diciamo, lavoro da un po' di anni nel mondo del calcio, ho tanti contatti e poi che sono qua e hanno distribuito in tutta Italia, quindi c'è diciamo, una cosa di cui non abbiamo ancora visto dire. Cioè, direi però loro, diciamo di Carlo, che non hanno scarti nella formazione, no? Se parliamo di cultura, uno dei giocatori della giornata si chiama Scarpi, lo sbaglio, quindi vuol dire che c'è anche il collegamento culturale in questo. Adesso andiamo al premio e poi chiameremo le persone che tu hai citato prima, il premio per applauso del pubblico, che va a culturale per le nuove generazioni nel contesto sportivo. Resta adesso qui con noi perché voglio chiamare vicino a me il più abitante della Ternana Calcio, di cui ci sono prima, cioè il dottor Nicola Pita, presidente della Ternana Calcio, e il dottor Giuseppe Nannello, direttore della Ternana Calcio. Benvenuti, è un piacere averti qui stamattina. Allora, intanto, quale pensa che sia il valore proprio dell'età? Può essere tra sport e cultura. Sono direttamente collegati, quindi il valore è altissimo,
sport deve dare l'esempio, in questo calcio in particolare, il calcio è seguito in Italia. Devo dire casualmente, faccio una breve riflessione, sempre in quest'ottica, la terra da calcio, nel giorno scorso, ho organizzato un convegno, il calcio alla droga, e avevamo come relatore, avevamo organizzato il primo primo incontro, veramente importante questa roba. C'era il relatore Don Antonio Corrucci, quindi in particolare è un onore e piacere essere di nuovo sullo stesso palco, per me con una persona molto qualificata, così impegnata in un mondo difficilissimo, una persona che rappresenta un esempio di tutti. Quindi il legame deve essere altissimo, lo sport deve dare esempio. Grazie a voi per aver segnato anche questa iniziativa. Ricevuto in questa 18ª edizione del premio Armando Curcio Editore, una onorificenza proprio per il progetto editoriale portato avanti con Ternana Calcio e con la Almond Entertainment di Dario Gulli. Grazie, sì, soprattutto grazie alla Ternana Calcio e quindi ad Almond Entertainment. Dallo scorso anno con l'amico Dario Gulli si pensava a qualcosa ad un progetto editoriale che potesse sposare cultura e sport, soprattutto per le giovani generazioni, e si è pensato al libro illustrato scritto da Philip Osborne, Arnold gli Scaldapanchina. Progetto nato come progetto pilota lo scorso anno, proseguito con grande piacere in questa stagione agonistica, libro distribuito gratuitamente, ricordiamolo, allo stadio e presentato nelle scuole. Libro che ha fatto un po' da apripista poi ad altre collaborazioni di Almond con ad esempio il Pisa Calcio, con il Genova in Serie A, con la Lega Nazionale Dilettanti. Tra l'altro ci sono in, come mi diceva Dario, in programma progetti già avviati, altri personaggi di altri sport per seguire gli stessi criteri nel basket e nel volley, insomma è una cosa che ha preso piede e io ho fatto semplicemente il tramite per cercare di promozionarlo nel miglior modo possibile. Isabella Cardone, direttore di Ternana Women, oggi ha ritirato il premio in favore di Paolo Tagliamento, premio alla carriera, 18ª edizione del premio Armando Curcio Editore. Beh, credo che sia stato legittimato un gran lavoro di Paolo, soprattutto in questi ultimi 2 anni, in cui la sua dedizione, il crederci in questo progetto del calcio femminile, del progetto Ternana Women, credo che sia stato un riconoscimento importante. Ho ringraziato la sala e tutti coloro che hanno dato questo attestato di stima
nel confronto del grande lavoro di un grande professionista. Isabella, serve un pochino a mitigare il dispiacere per la sconfitta o comunque per la non promozione in Serie A, un campionato gestito alla grande, sempre un campionato di vertice, ma poi all'ultimo nei playoff contro il Napoli la Ternana non ce l'ha fatta, probabilmente anche penalizzata da un regolamento che va certamente rivisto. Bah, delusione no, perché di fatto credo che fino al 90° abbiamo davvero dato energie e gli attestati di stima che abbiamo ricevuto in queste 48 ore che non abbiamo dormito, ma che ci riempiono di orgoglio di quello che abbiamo fatto, ma è mancato un'attenzione o probabilmente un episodio, non andremo avanti consapevoli di quello che abbiamo costruito e ancora più determinati per raggiungere l'anno prossimo l'obiettivo che ci siamo prefissi. Dario Gulli riceve qui a Roma oggi nella 18ª edizione del premio Armando Curci Editore, il premio appunto come ambasciatore della creatività letteraria. Complimenti innanzitutto, Dario. Grazie, sono felice perché proviene da una casa editrice, un istituto universitario di grande valore, anche internazionale, una delle case editrici più storiche italiane, quindi questo mi rende orgoglioso di questo. Roberta Procacci, accanto a Dario Gulli, in questa occasione qui a Roma vi è stato assegnato premio alla creatività e tu sei una grande creativa. Sì, sono felice di questa onorificenza perché in genere insomma, gli illustratori sono sempre un po' quelli dietro le quinte, lavorano diciamo quasi in solitaria, per cui per me insomma, essere stata questa giornata, aver partecipato a questo bellissimo premio che c'è, insomma, che esiste da 18 anni è un onore ed è stata comunque una gioia.